Sì, no, se, Però non è mai, se, non è ancora no, ma successo. ancora succede, io devo dire che insomma, credo che sia abbastanza evidente nel libro quanto la formazione di questo corpo, che era una sorta di nebulosa, in questa donna bambina, poi insomma, si delinea con fatica. Non ho mai avuto un rapporto facile con il mio corpo. Poi, appunto, alcuni mi hanno detto: ma come? Ma insomma, sei un'attrice, ma come? Ma sei bella, sei... eccetera, eccetera. Ma non è quello, è lo sguardo interno che conta, e quello è per me uno sguardo sempre, sempre così critico. Non c'è nessuna, così, sicuramente c'è una forma di narcisismo che appartiene al mestiere dell'attore, insomma, appartiene all'essere umano, direi, e che nell'attore è più evidente. Ecco, se c'è anche un'ambizione di questo piccolo libro è quella di parlare del mestiere dell'attore perché credo riguardi un po' tutti noi, nel senso che il mestiere dell'attore è come testimone di tutti gli altri, e quindi si mette in gioco, si mette a nudo per tutti, o almeno dovrebbe tentare di farlo. E in questo senso, appunto, mettersi a nudo letteralmente non mi è mai capitato, anche se, insomma, sì, forse nel film, nel primo film che avevo fatto, che è andato. È stato proiettato l'anno scorso per il Festival dell'Amore probabilmente di Giuseppe Bertolucci, c'era una scena castissima di nudo. Per me non è, insomma, non è una cosa facile, ci sono attrici e attori che con molta disinvoltura lo fanno, per me non è... Infatti, ma hai mai messo delle gomme? Hai Ma casato delle gomme? sì, No, ho ma anche delle mai. gambe, insomma, Qui ci si vede sempre No, un per pantalone. esempio, faccio proprio l'esempio di Salomè, di questa S di Salomè, che è stato un lavoro di teatro musicale creato in autonomia con la mia regia, con compositori e con questo gruppo legato a Berio, che lavora ancora attualmente a Firenze, Tempo Reale, ed è stata un'esperienza per me molto importante. In quell'occasione la mia visione era un trono specchiante, poi lo specchio ricorre moltissimo, è un'ossessione, è un trono completamente specchiante e io in guépière con il tacco 12 e poi i capelli, una parrucca lunghissima fino a sotto i fianchi, perché era l'immagine che avevo visto giusta per questa Salomè, vecchia bambina. E quindi non ho avuto nessun problema a vestire questa immagine. Però hai chiesto se le calze, E mettiamo le poi non le ho calze. messe, e quindi ero piuttosto nuda, devo dire. E non ho avuto nessun problema perché era giusto, era necessario. Quindi, in questo senso, ecco, credo che di rientrare nel ruolo. Va bene, perfettamente. Avrei soltanto una domanda. Cosa vuol dire vivere con un attore? Fare l'attrice e vivere con un attore? Ma io posso parlare soltanto della nostra esperienza. Nel nostro caso è continuare a scambiarsi emozioni, riflessioni, entusiasmi, incertezze, fragilità che hanno a che vedere col nostro difficile e appassionante mestiere. Criticate anche. Sì, non accanitamente, ferocemente, però ecco, diciamo che lo sguardo dell'uno sull'altro è quello forse più temuto, perché è quello più vicino e più Conosce le acuto. debolezze, conosce le Sì, fragilità. sì.